Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Dove cazzo mi hai portato? Manco Carla Bruni c'ha una casa così. Guardi che c'è un equivoco, eh. Io sono l'affittuario. Non siamo gli affittuari. Sta vedendo un film bellissimo, divertimento. È stato un ammutinamento. Sì, la troupe si è ammutinata. Ci hanno preso, dai nostri nel letti, sonno. Nel sonno, e ci hanno lasciato. Perché volevano andare in vacanza quei bastardi. Sì, nel film siete tre sconosciuti che purtroppo devono convivere nella casa vacanze. Nella vita. No, non è vero. Nella vita di tutti i giorni siete mai andati in vacanza insieme? Cosa è successo? Si va d'accordo? Come sono le vostre vacanze? Beh, eravamo pischellini, di sì, racconta. No, infatti ci siamo andati tante volte assieme, proprio anche per costruire delle cose comiche, per cui si vive abbiamo vissuto 24 ore su 24 insieme, prima. Ma adesso poi con le famiglie sì. Però insomma si cambia, però abbiamo fatto tante vacanze assieme senza ammazzarci, ecco. Ah, le abbiamo già fatte, ma abbiamo già dato, allora, basta. Si odia perché forse all'inizio può dare qualche problema, tipo questi equivoci, ma è la stagione più desiderata. Sì, diciamo che il limbo per rimettere a posto tutta la trama dell'anno, che è appunto è la stagione del primo bacio, è la stagione di tante cose belle, è la stagione anche di cose non belle. È anche la stagione delle zanzare, purtroppo. Bisogna andare in un posto del calciomercato, dei bagni, no, del fritto e via. E le speranze per il futuro calcistico, perché d'estate si pensa. Beh, ma però le speranze vengono anche adesso, eh? Lì c'è il gennaio, così anche il mercato invernale, sì. Se hanno voglia di senza spendere zanzare. Sicuramente ci sono più speranze. Basta che passate da Modena, noi vi aspettiamo. Va bene. Noi siamo qui, ormai siamo qua. Voi ci chiamate e noi arriviamo. Tutti gli anni. Ho detto anche che ci sarà una partita di calcio in spiaggia, come tra uomini e una gamba, ma senza colpo di testa dalla sabbia. Questo però e non posso si può dire. Sarà una sorpresa. È una sorpresa. Esatto, sì. Ah, sì. Ecco. Ma diciamo che c'è leggere, c'è un passaggio di consegne, ecco. Sì, sì. Sarà un passaggio di consegne. Hai già detto troppo, Giovanni. Già detto troppo, sì. Ma siamo cresciuti, abbiamo fatto delle cose singole, quindi abbiamo riacquistato un po' più di energia e di voglia di lavorare assieme, infatti questo film lo dimostrerà. Stiamo lottando con la morte. Ci sono quasi? Ok, ce l'ho fatta. Bravo. È svenuto con i suoi stessi miasmi. Giovanni, ho paura, stanno arrivando le formiche rosse, i licaoni. Ma che licaoni, siamo in Puglia. Appunto, la Puglia è piena di licaoni. C'è una certa puzza. Come? Dei miasmi. Giacomo, sono rimasto da solo, ma fortunatamente mi hanno lasciato il cappellino. Non morirò per il troppo sole. Devo resistere, devo cercare di... Ladro, assassino! Mi ha fregato il cappellino. Vabbè, comunque vada, ricordatevi che il film uscirà. Forse anche senza Aldo e Giacomo, ma uscirà. Aiuto! Help! Aiuto! Se facessimo Capodanno tutti insieme? Ma sei matto? Invitiamo anche lui. Ma questi qua a Capodanno buttano i piatti dalle finestre, sparano ai vicini. Mi fai la mossa dell'uomo tigre? Devo spezzare un braccio. Sì, ma non si può fare un discorso, però. Sarà l'alimentazione.